Tutti benvenuti in questo nuovo video. Come avete letto dal titolo, mi è arrivato un altro enorme pacco di Stationery Po. Hanno cambiato la scatola, prima era rosa, credo. Le ho scelto io le cose, però non mi ricordo cosa ho preso perché le ho scelte tipo un mese fa. Però mi ricordo che non erano tutte cose di cartoleria, diciamo, ma c'erano un sacco di cose nuove su Stationery Po, vi consiglio di guardare. E quindi ho preso varie cose molto belle che vedrete, tipo cover. Come sapete è novembre e novembre è il mese del Black Friday, cioè il giorno in cui ci sono tantissimi sconti. Non so se avete mai visto quei video americani di tipo tantissima gente che si butta dentro i negozi per prendere una cosa in sconto. In a stampede, shoppers pushed and shoved their way through Black Friday today. Ecco, questi saremo noi con Stationery Po. Oltre ad esserci gli sconti su Stationery Po, c'è anche il mio codice sconto che vi metto qua, quindi magari fate lo screen o segnatevelo, perché questo sommato agli sconti costa veramente tutto pochissimo, quindi vi conviene andare a vedere. Inoltre, visto che dopo novembre c'è dicembre e a dicembre c'è Natale, è un'ottima idea per iniziare a prendere e a pensare a dei regali per Natale. Lo so che è un po' presto, però visto che costa tutto così poco, vi consiglio di farci un pensierino. E niente, ora vi faccio vedere cosa ho preso io, così magari vi do anche delle idee per i regali. Niente, non mi ricordo esattamente cosa ho preso. Sono sicura però di non aver preso tutte cose sulla cartoleria. E quindi niente, ora vi faccio vedere, sono troppo emozionata. Let's go! Questa è la scatola, apriamola. Come sempre c'è questo profumo buonissimo. Oddio, l'ho rotto, come sempre. Aiuto, quante cose belle. Mi sento sopraffatta da tutte le cose che vedo. Una cosa che adoro è che mettono sempre dei regalini, per esempio questa. Questo orsetto, troppo carino, cioè guardatelo. Faccio un po' storta. Scrivete nei commenti un nome per l'orsetto. Prima cosa che mi capita è questa ed è una cover, è bellissima. Questo è il mio telefono con una cover vecchia e ora le metteremo quella nuova. È bellissima. La cosa che adoro di più è quando fa queste specie di bordini davanti ed è veramente bella. Sempre qua a destra vedo un'altra cover. Altre due cover. Questa ha i bottoni gialli e rosa ed è così, e questa è così. Ecco, se non sapete dove comprare delle cover aesthetic, andate a vedere su Stationery Po, che ce ne sono tantissime. Io ne ho prese solo alcune, sapete quanto a me piacciono le cover, e ne ho prese solo tre, ce ne sono veramente tantissime. Ora provo queste due. Questa è una e questa è l'altra. Ok, poi c'è tutta questa paglietta, la solita paglietta. E scavando qua avanti vedo questo, che è un'altra cover bellissima, solo che è per le AirPods. E l'ho sempre vista nei video americani e non pensavo ce l'avesse Stationery Po. Questo può essere un'ottima idea per un regalo, cioè veramente bellissimo. Sempre scavando qua a destra abbiamo questo qua, è un portascotch. E praticamente lo scotch esce dalla bocca del gatto e lo tiene sulle mani. Io credo ci stia benissimo sul mio tavolo, dopo lo metto. Ok, è arrivato il momento di togliere tutta questa paglietta. Guardate la bellezza. Sto piangendo. Spiegazione accurata, è un cosino che si mette dietro il telefono per prendere il telefono più facilmente, tipo così dietro, credo che tutti lo conoscano comunque. Questo l'avevo visto sempre su Pinterest e quando l'ho visto su Stationery Po ho detto: oddio, esiste veramente anche in Italia? E niente, quindi sono super felice e lo userò sempre, però vorrei comprarmi una cover bianca, comunque una cover un po' più neutra da mettere sopra e ad appiccicarla, perché credo che una volta appiccicato non si tolga più e non voglio metterlo tipo qua sopra perché sennò rovinerebbe il disegnino che c'è sotto. Dai, andiamo avanti con il nostro bottino. Abbiamo questa penna verde che è come l'altra penna che ho rosa, quindi l'ho già usata e mi sembrava bellissimo prenderla anche verde. Sempre parlando di penne, ho preso questa penna nera che credo sia una penna Akina. Questa è la punta. Poi partiamo da destra, vabbè, c'è questo cappellino, come sempre mettono un sacco di regalini dentro, una cosa che io adoro. Questo sta pure in tinta con la mia felpa. Dopo abbiamo questa scatola che è un portascotch, quindi si mettono qua gli scotch e poi si strappano e ora l'apriamo.
bello e ma anche molto utile. E anche questo mi sa che lo porterò nella mia scrivania, diciamo, nuova, cioè questa qua sopra, così da mettere solo gli scotch che uso più frequentemente, cioè proprio quelli che uso sempre, e gli altri li lascerò sotto. E niente, molto carina, è trasparente e semplice, così da non, diciamo, attirare troppo l'attenzione. Poi qua ci sono sempre dei regalini. Poi abbiamo queste. Sono semplicemente dei piccoli distributori di caramelle da mettere sopra la matita, infatti qua sotto c'è il buchetto per infilare la matita. E andiamo avanti e prendiamo questa, e stranamente è un'altra cover per le AirPods. Visto che siamo in tema cover, ormai apriamo anche l'ultima cover, ed è questa qua. Non so se avete notato, ma questa cover per le AirPods fa coppia insieme alla cover, questa qua, dello spazio. E infatti sul sito ci sono tantissimi, diciamo, temi, e di quei temi ci sono tantissime cover, e tantissime cover anche per le AirPods. Quindi anche un regalo carino è prendere cover e cover per le AirPods abbinate. Poi abbiamo questa, che è una forbice, e l'ho presa perché mi serve sempre una forbice, e questa qua è una forbice, diciamo, compatta, e quindi è utilissima da mettere dentro l'astuccio perché è piccolissima e quando ti serve hai una forbice. Continuiamo con i regalini: gommina a forma di ciambella, spilla con il segno del wifi, un gelatino gomma. Passiamo a un'altra cosa che sono troppo emozionata di aprire, ed è questa. Guardate che bella, ed è un temperino. Anche questa è una cosa troppo americana e pinterestiana. Pinterestiana, nuovo termine. Abbiamo questo libretto mini. È veramente piccolo, non so cosa potrei farci. Se avete idee, scrivetele qua sotto. Poi ho preso questo scotch, che già dalla copertina capite quanto bello è. Andiamo avanti con questo qua. Ok, è un album con tantissime piccole foto, è super utile da utilizzare sul bullet journal, così invece di stampare le foto in piccolo hai già le foto pronte, e qua si strappano e si possono attaccare. Siamo a questo, e sono tantissimi tipi di card, e anche questi sono fantastici da utilizzare col bullet journal. Poi abbiamo questa matita gomma, che è letteralmente una gomma a forma di matita. L'ho presa anche perché mi serve con architettura o comunque con quei disegni che devono essere precisissimi. Parlando sempre di gomme, c'è questo, che è pieno di coriandoli, che è una gomma elettrica, e non ne ho mai avuto una, infatti ero super curiosa di provarla. E ora l'apriamo insieme. Ok, quindi ora non posso subito usarla perché devo metterci due batterie qua. Dopo, se le trovo, le metto. Qua sopra c'è la punta con un tappino. E poi qua vi danno tantissime ricariche, quindi credo duri veramente tanto. Appena la provo vi dico subito come funziona. Ok, andando avanti abbiamo altri due piccoli album. Questo appunto credo sia tutto sul viola. Invece l'altro è questo, ed è tutto sul bianco, e visto che mi chiamo White Matty si può capire quanto io adori il bianco. Ok, andiamo avanti, rimane a destra solo questo pennarello, che è un Uniposca, e l'ho preso arancione perché mi sembrava un colore molto autunnale. Abbiamo questo, che credo sia un set di carte, e qua c'è questa cordicella, e poi tutta una serie di carte. E queste carte mi fanno molto da bullet journal, però da viaggio. Quindi immaginatevi queste carte messe in un diario di viaggio. Ok, la prossima cosa è questa.
e sono dei timbri, però la cosa bella è che sono dei timbri trasparenti. Si mette qua sopra l'inchiostro e puoi appiccicarlo dove vuoi, vedendo esattamente dove lo posizioni, perché appunto sono trasparenti. E non so se vi ricordate nell'ultimo mio video del bullet journal che ho cercato di decorarlo con delle farfalle. Ho cercato perché le ho disegnate io e non sono venute benissimo. Ecco, se avessi avuto queste farfalle un mese fa sarebbe stato meglio. E quindi mi sa che nei prossimi mesi decorerò il mio bullet journal con queste e non quelle disegnate da me, che facevano un po' schifo. Ok, andiamo avanti con questa cosa colorata che mi ispira. Ci sono questi pennarelli famosissimi su Instagram. Li avevo visti veramente tantissime volte e la cosa bella è che si attaccano l'uno con gli altri. Andiamo avanti con questo, che è una cosa che aspettavo da tantissimo, ed è un mini quadernino. Guardate che carino. E in mezzo alla spirale rosa. Ah, e non avevo visto che dentro la busta ci sono queste mini buste da mettere sul quadernino. Poi abbiamo questo. Non so esattamente cosa sia, ma c'è un cane davanti, quindi è bellissimo. Vediamo. Sono dei post-it con un cagnolino davanti. Poi abbiamo un altro mini album e dentro ci sono tutti questi disegni, finti disegni, stampati. E sono sempre nello stile tipo di diario di viaggio, da mettere in una specie di bullet journal. Poi ci sono questi che sono dei post-it con i cagnolini. Guardate che belli. Poi ho ripreso i post-it con la luna, ma con una luna diciamo più colorata, con la galassia. In fondo alla scatola c'è questo calendario del 2022 che io non avevo scelto, quindi mi sa che è un regalo. Oddio. No! Credo che vada insieme a questi due pezzi di legno. Questi sono dei fogli così, con sotto disegnati delle piante e dei fiori, bellissimi. E poi questi fogli vanno infilati qua nel pezzo di legno e così, e si appoggiano sul tavolo. E sempre in fondo alla scatola c'è un altro calendario del 2022. E anche questi sono dei fogli, poi andranno a infilarsi sul pezzo di legno. A destra c'è il calendario, a sinistra c'è questa immagine e sotto qua c'è sempre una frase. Ok, l'ultima cosa è questo quaderno e appena l'ho visto non sono riuscita a non prenderlo perché è un quaderno di Harry Potter e dentro è così semplice a righe e dietro ha il simbolo. Infatti se andate sul loro sito è pieno di cose di Harry Potter, quindi se avete un amico appassionato vi consiglio di andare perché ci sono tantissimi sconti. Nel fondo in realtà ho trovato anche questi, che sono dei segnalibri colorati, bellissimi, e vanno messi così. E sul fondo c'era anche questo regalino, che è un ciondolo con sopra scritto Virgo. Solo che io non sono vergine, ma sono toro, quindi mi dispiace molto. Almeno troverò una che è del segno vergine, glielo regalo, e potrebbe venire fuori una bella collanina. Ok, queste erano tutte le cose, spero di avervi dato alcune idee per dei regalini di Natale e spero anche che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo il mio codice sconto, segnatevelo, fate uno screen così da ricordarvelo. Scrivetemi qua sotto qual è la cosa che vi è piaciuta di più. Per me è molto difficile da decidere. Io sono molto molto indecisa tra questo, questo e questo, anche se la cover concorre. E niente, ringrazio ancora tantissimo Stationery Paul per avermi mandato queste cose e niente, ci vediamo prestissimo con un nuovo video.